abbiamo parcheggiato, abbiamo fatto cena qui e ora ci siamo preparati e facciamo un giro per Sulmona. Sì, vediamo un pochino com'è la sera. Com'è la sera. Anche poi oggi esatto, è venerdì sera. E it's Friday day. E quindi vediamo. Allora, siamo arrivati all'inizio della zona pedonale in Corso Ovidio. Allora, per ora non c'è tantissima gente, però sembra un bel corso. Proviamo ad andare. Andiamo, andiamo, andiamo. Questo è il Palazzo della Santissima Annunziata. Andremo sicuramente domani a vedere meglio, perché sì, c'è l'ufficio delle informazioni turistiche. Se sarà aperto, no? Perché di solito tutto quello che visitiamo in Abruzzo è chiuso. Bravo, vai. Ora siamo in piazza 20 settembre. Stiamo passeggiando lungo appunto la via centrale ed è già la seconda fabbrica di confetti che incontriamo. Infatti qui a Sulmona, Sulmona sono famosi i confetti. L'acquedotto romano. Fede ci sta passando sotto. Allora, siamo arrivati dall'altra parte del corso e di qui potete trovare Porta Napoli. Buongiorno ragazzi, siamo sempre a Sulmona, qui dietro di me c'è l'ufficio informazioni turistiche, andiamo dentro, cerchiamo di capire un po' cosa c'è da fare, cosa c'è da vedere e da visitare qui a Sulmona. Forza, andiamo! Ci troviamo davanti al complesso della Santissima... Ci troviamo davanti al complesso della Santissima Annunziata, all'interno del quale c'è anche il polo museale dell'Annunziata.
E ragazzi, niente, come al solito dove andiamo noi troviamo il mercato. Oggi è sabato e qui a Sulmona c'è il mercato. Nadia e Fede sono già andati, stanno già scendendo, quindi andiamo a vedere e vediamo se troviamo anche qualche prodotto locale, magari qualcosina da comprare. Ecco, guardate alle mie spalle questo fantastico acquedotto romano conservato in maniera direi pressoché perfetta. Di andare a vedere questa bancarella. Se c'è mercato noi andiamo a farci un giro per forza, eh. Certo, scusa. Buona la sta facendo il giro tondo. Ecco, guarda, amore, gli dai la signora? Abbiamo preso questi due, glielo dici? Prendo tutto. Aspetta che te lo ridò là. Guarda ti do là. A papà, di grazie. Grazie. Niente ragazzi, è più forte di noi, non una, due. Com'era? Bella, bella, bella. Fede, sei andato a vedere la chiesa? Sì. Ti è piaciuta? Continuiamo con gli acquisti dei souvenir. Altro souvenir trovato. Stiamo andando alla cattedrale di San Panfilo, sempre qui a Sulmona, e deve essere abbastanza importante, ci sono anche delle reliquie, quindi adesso andremo insieme a vedere sia la cattedrale, che anche mi hanno parlato molto bene delle cripte, quindi entreremo anche in cripta. Edificata secondo la tradizione su un tempio romano e dedicata a Santa Maria, fu rinnovata nel XII secolo quando fu assegnata al patrono San Panfilo. La cripta costituisce la parte più antica dell'edificio. Sotto un'edicola marmorea eretta nel 1662 vi sono le spoglie del santo e il busto reliquiario, opera cinquecentesca dell'orafo Giovanni di Marino di Cicco.
cosa studi? Dove dobbiamo andare adesso? Fammi vedere. Dove dobbiamo andare? Dimmi, mamma lo tiene di qua, fammi vedere. Dove siamo? Là. Ah, ok. E dove siamo andati prima? Non penso. Non te lo ricordi? No. Ok, possiamo dire alla fine della visita di Sulmona che ci è proprio piaciuta. È molto carina, un bel paese, delle belle cose da vedere, musei, chiese e un bel corso. E ora proviamo ad andare a visitare la fabbrica dei confetti. Siamo ancora sul Mona e sulla strada, mentre ci stavamo per spostando, abbiamo trovato la fabbrica e il museo dei confetti Pelino e abbiamo detto perché non andare a ficcare il naso, andare a vedere, visitare. Quindi abbiamo parcheggiato il camper, tra l'altro se venite anche voi c'è proprio un parcheggio enorme proprio della fabbrica. Sono circa le 12, chiude il museo e la rivendita alle 12.30, poi riaprirà alle 15, abbiamo mezz'oretta, abbiamo detto è perfetto, perfetto, perfetto per andare a visitarlo. Fabbrica di confetti Pelino si trova in via stazione Intro d'Acqua, all'interno di un edificio in stile Liberty, che è stato dichiarato monumento di interesse nazionale nel 1992 dal Ministero dei Beni Culturali. È una delle due antiche fabbriche di confetti ancora attive a Sulmona. Famosa in tutto il mondo, ha contribuito alla fama di Sulmona, capitale del confetto, e rappresenta una vera eccellenza italiana. L'esclusivo museo dell'arte e della tecnologia confettiera è unico nel suo genere, testimonianza dell'antica arte che fa di Sulmona la capitale mondiale del confetto. Al suo interno è possibile ammirare una vasta esposizione di macchine antiche per la produzione di confetti e varie attrezzature, cimeli preziosi, oggetti rari riguardanti l'antica arte sulmonese della confetteria. Ragazzi, siamo qui da Pelino e volevamo anche noi provare a prendere qualche confetto, quindi adesso assaggeremo qualcosa, proveremo a prendere qualcosa. Ok ragazzi, abbiamo comprati anche noi confetti, adesso oggi ne assaggeremo qualcuno. Proviamo ad aprirli. Vero che lo vuoi assaggiare? È mezz'ora che ci dice Peppa Boy, apri, Peppa Boy, apri. Au. Wow, guarda qui quanti colori. Quale colore vuoi assaggiare? Quale vuoi assaggiare? Marrone. Golosone, il marrone? Sì. Lo tagliamo a metà, No, no, no. Sì, non si mangia intero. Grazie di essere arrivati fino qua. Volevamo ancora informarvi che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Abruzzo. Quindi, se siete interessati alle altre tappe, le trovate tutte qua sotto. Invece, qua sopra vi mettiamo il link del nostro primo video in cui spieghiamo tutto il nostro viaggio. Grazie, al prossimo video. Ciao. Ok, allora, abbiamo finito pranzo e ora ci spostiamo verso un'altra meta che è Celano.